Let's go! Bentornati ovetti su Super Mario 64 3D All Stars. Devo andare qui? Sì, perfetto. Nello scorso episodio abbiamo completato il deserto Ingoiatutto e abbiamo cominciato Dire Dire Dogs. E in questo episodio, prima di tornarci, andremo ad affrontare Bowser. Eccoci qui, Bowser nel lago di lava, credo si chiami questo livello in italiano, vediamo un po'. Sì, esatto, nel lago di lava. Allora, parlando del lago di lava, occhio al lago di lava. Voi non volete cadere nella lava e morire, vero? Inoltre dobbiamo prendere le 8 monete rosse di questo livello per poi affrontare Bowser. Vi ricorda qualcosa? Esatto, esatto. È la stessa cosa che abbiamo già fatto in realtà. Attenzione, ok. In Bowser al buio, solo che qui non c'è buio, qui c'è lava. Ora, ava come lava, non cadete nella lava. Quindi, attenzione. Il Bat Pound vi può davvero tanto aiutare, soprattutto se non sapete dove andare. Allora, come dovreste già saperlo, dato che l'ho detto prima, ci sono ben 8 monete. Alcune sono ben nascoste. State attenti! No! Ok, ok. Va tutto quanto bene, perfetto. Qua c'è una bellissima moneta. Attenzione perché queste altalene strane si piegano in maniera strana. E lì vedo un'altra moneta. Ok, ma fermi perché qua dovrebbe essercene un'altra. Esatto, questa me la ricordo abbastanza bene anche. Allora, dov'è? Là sotto? Ah, vero, devo fare così. Si attiva l'ascensore. E poi devo scendere per di qua. Siamo vivi, l'importante è quello. E adesso possiamo tornare su. Allora, l'altra volta non abbiamo avuto quasi nessun problema ad affrontare Bowser. Adesso sicuramente non sarà così. Oltre al fatto che Bowser adesso ha più attacchi rispetto all'ultima volta, l'altra volta ammetto di avere avuto molta fortuna quando ho lanciato Bowser contro la mina. E quindi, sì, proverò. Cosa ho detto? Proverò a fare qualcosa, ma non vi assicuro niente. Sicuramente fallirò almeno un paio, almeno 5 o 6 volte. Allora, vai piattaforma, perfetto. Adesso, dov'è la stella? No, la moneta? No, 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 Mario, Mario, Mario. Allora, Mario, piano. Là si va avanti. Questo vuol dire... Ah, no, fermati. Questo vuol dire che io posso andare qua. No! Allora, è fattibile. No! No! È fattibile? Si può fare? Mario? No, Mario, non mi ingannerai. No! Allora, allora, si può fare? No, si può, allora, si deve poter fare, è per forza fattibile. Ok, siamo dall'altro lato, ora. Piano. No, 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 perché non mi fai il Bat Pound? Ok, non voglio perdere adesso. Oh mio Dio. Tutto questo perché voglio provare ad andare qua? Ok, allora, facciamo una cosa. Sperando che non ci sia niente di importante, ma sicuramente c'è una moneta, meglio proseguire. Poi probabilmente potrò tornare lì, spero. Allora, ci conviene controllare, va bene, allora, vediamo un po' se riesco a muovermi abbastanza bene. La telecamera ovviamente non mi aiuta. Mario che fa così non mi aiuta. E adesso ce l'ho quasi fatta. Ma perché non ci riesco alla fine? Perché non è la versione per DS? Perché non mi fa fare il Bat Pound? Ok. Allora, quando arrivo al climax, all'apice, ok, all'apice della salita non riesco a fare il Bat Pound e non so neanche perché. Vediamo. Spammalo. No, non me lo può fare. Allora, vediamo se ci vado in diagonale, forse è meglio. No. No, 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 no. Oh, no! C'ero quasi, ci sono quasi, ci sono quasi. Ok, mamma mia, i secoli per salire qui e vedere che non c'è niente, vero? No, 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 c'è una cosa da prendere, ok, perfetto. Mario, Mario. Ok, Mario, grazie. Visto che c'era qualcosa di utile là sopra, ho fatto bene a metterci così tanto tempo, a quanto sembra. Allora, ciao, bullo. Ciao, bullo. Perché non faccio così? Non lo so neanche io. Oh, ah, no, 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 lava, lava, lava. Ok, allora, vai così, via. Non devo neanche affrontarli, perché li sto affrontando? Allora, ciao. Cosa c'è qui? Ehi, una vita extra sarebbe davvero l'ideale. Beh, grazie mille. A quante monete siamo? Siamo a 5. Oh mio Dio, siamo a 5 monete. Oh. Beh, qua ce n'è un'altra perché
so che c'è, quindi vieni qua. Dai, vieni qua. Perfetto. E vediamo un po' dove ho mancato le altre due monete. Allora, tu fammi andare qua. Vediamo, qua. Beh, c'è una bobomba che non voglio, quindi ciao bobomba, vai via. La vedo una moneta. Altre monete, grazie, ma... Oh, attenzione, non devo cadere nella lava. Allora, piano piano. Non ci vuole niente a fare queste cose. Ah, no, no. Prendila, prendila al volo. Oh, l'ho presa al volo e sono vivo. Come ho fatto, non lo so. Sta di fatto che ce l'ho fatta. Quindi grazie mille. Ok. Di solito quelle cose vi mandano giù. Della serie... errori del genere vi fanno perdere una vita. Ok, parlando di perdere vite. Parlando di perdere... No, Mario, non ti scottare. Ok. Che vi ho detto l'altra volta, ho avuto fortuna. Circa. Qua è possibile fare così. Ok. E andare a prendere un'altra vita. Grazie. Ora. Qui c'è una moneta. E lì spawna la stella. Perfetto. Ce l'ho fatta, non preoccupatevi, c'è nessun problema. No, Mario, Mario, la lava. La lava. Ok, allora, piano. Come ho fatto a fare qui quella cosa? Non lo so neanche io, mi sa che ho fatto dei salti a pareti fatti bene. Tentare non nuoce, quindi va bene. Allora, ok, oh, perfetto. Stella, dai, ottenuta. Olè. Quindi sì, ovviamente voglio salvare il mio caro gioco. Girami bene la telecamera, girami ancora meglio la telecamera e ci fossero dei punti vita extra che non ci sono. Pazienza, affrontiamo Bowser. Mi annoi ancora, Mario? Non vedi che sto facendo alcune cose cattive con i miei minion? Ora ritorna, ridammi quelle stelle. Le mie truppe nelle mura ne hanno bisogno. Buah! Ok, Bowser! Come ho fatto? Scusate. Scusate un secondo. Va bene che si ricomincia da qua, quindi non è un problema. Ma avete visto che sono passato attraverso la piattaforma? Non ho fatto niente. Sono solamente passato attraverso la piattaforma. Non è un problema, però mi dà fastidio. Ok, sì, sono pronto. Ora, questo fa Bowser. Ok, e adesso dovete andare a prenderlo per la coda come l'altra volta, quindi... Vieni da paparino. No, sta fermo Bowser. Bowser sta fermo. Ecco, bravo, le fiamme. Ah, ci ho provato. Oh, diventa pure invisibile, vero? Allora, se stai fermo Bowser... Ah, è un po' fastidiosa come cosa se non riesco a prenderlo. Dai, Bowser sta fermo. Sta fermo, oh mio Dio. Come si fa a prendere? Non mi ricordo. Allora, so che devo andarci vicino e fare... Ah, dannazione. Ve l'ho detto che ci ho messo poco perché ho avuto molta fortuna l'altra volta, quindi, dai. Sta fermo Bowser. Ah, dannazione. Va bene che si sta avvicinando alla mina, quindi per me è una cosa positiva in realtà. Dai, sta fermo Bowser, dai. Sta fermo. No! È vero, devo fare il coso strano per prenderlo per la coda. Cioè, stare fermo un attimo e premere il pulsante. È una cosa stupida, ma funziona. Se riuscite a farlo, ovviamente. Bowser, dai. Ok, allora. Siamo attenti. Telecamera, aiutami. Bam, pam, 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 pam. Ora! No, bye bye! E ho sbagliato. Niente so long Bowser, ma adesso rifà il tilt della piattaforma, quindi attenzione. Ok. Bene o male, non è complessa la cosa. È complesso il prendere Bowser per la coda. Cosa che ho appena fatto. Ok, allora. È vicinissimo. Non posso sbagliare. Aspetta un po' di più. No, di poco. L'ho detto prima, no? Ho avuto molta fortuna l'altra volta. Adesso... Dai che devo finire ancora un altro mondo, Bowser. Torna qua. Dai, vieni da paparino, fatti una bella corsa. In effetti mi sa che il trucco è fargli fare una corsa per poi... Come mi ha preso? Per poi afferrarlo per la coda. Allora, è qua. Uno, due, tre. Ok, visto? Bastava fare tre giri. Ci ho messo troppo tempo per Bowser. Mi dispiace. E sì, era da colpire solamente una volta. Oh, ho perso un'altra volta. Il potere delle stelle mi ha fallito. Questa volta
Considerala un pareggio. La prossima volta sarò in condizioni perfette. Adesso, se vuoi vedere la tua preziosa principessa, vieni sulla cima della torre. Ti aspetto. Ok, siamo inoltre a 69 stelle, quindi nice. Ora però non andremo al primo piano, andremo un'altra volta qui perché devo finire questo mondo come vi ho già detto. Quindi cominciamo con Pool Jumping for Red Coins. Allora, questa missione è anche la missione che vi consiglio per le 100 monete di questo livello. Quindi, prima di andare giù, dovrebbero esserci da qualche parte delle monete nascoste. Qua da qualche parte. Quindi, eccole qua, perfetto. Dobbiamo prenderle tutte, quindi sì. Dopo una battaglia boss, missione delle 100 monete, ovviamente. Allora, vediamo un po'. Dove sono tutte le mie belle monetine nascoste e non... L'altra volta ne ho prese un bel po' vicino a... No, era... No, 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 non fatevi prendere dal vortice. Ne ho prese un bel po' vicino ad uno scrigno. Eccolo qua. Quindi, no, fermati. Fammi prendere le monete. Fammele prendere bene, già che ci stai. Me ne manca una. Devo prenderle tutte, altrimenti sono guai. Grazie mille. Ora, più vi avvicinate al vortice, peggio sarà la corrente. Non fatevi risucchiare dal vortice. Ve l'ho già detto, ma credo sia morte istantanea. Non ho mai... Non mi ricordo, in effetti non l'ho provata come cosa, ma non importa. Meglio non rischiare. Allora, altre monetine qua sotto. Sì, perfetto, dammele. Va tutto quanto bene, dovrebbero essere 5. E invece no, sono 3. Telecamera, grazie. La telecamera di questo gioco è molto particolare, ma voi questo già lo sapete, vero? Me ne sono già lamentato più volte e mi lamenterò ancora più volte. Cioè, non preoccupatevi, non è ancora finita, cioè. Allora, vai, attenzione, monete. No, Mario, Mario, monete. Ok, grazie. Allora, prendiamo tutto quanto. Non dobbiamo mancare neanche una moneta. Qua in questo livello ce ne sono particolarmente poche, quindi manco a dire. Allora, vai, prendi tutto. E vi ricordo che ovviamente le monete vi danno aria, quindi siamo a posto anche in quel frangente. Siamo a... No, fammi prendere questa moneta che fortunatamente non despawn, altrimenti sarebbero stati davvero tanti dolori. Allora, quante ne sono? Sono 8? Uno... Sì, sono 8, perfetto, quindi vai. A quanto siamo? 42, credo? Vediamo? Sì, siamo a 42, perfetto. Mamma mia, e la cosa più bella? La missione delle 8 monete è molto lunga. Non per prendere anche le 100 monete, ma perché è proprio lunga come missione. La amerete anche voi, lo so. No, ok? Non conosco nessuno a cui piaccia questa missione, quindi non mi aspetto che vi piaccia anche a voi. Ma, ehi, magari a qualcuno piace, quindi in quel caso buon per voi. Dovrebbero esserci alcune monete nel fondale marino? Anche perché è l'unico metodo che abbiamo per prendere altre monete. Le monete rosse non sono nelle ostriche, cosa molto importante. Infatti l'ostrica è vuota, questa pure, quella anche, credo. Sono tutte vuote, è possibile? No, là c'è un guscio cupa, vabbè, non ci interessa. Ora, andiamo qua, prendiamo tutte le monete e, cosa molto importante, per finire questo livello al 100% dovete, questo mondo al 100%, dovete per forza avere entrambi i cappelli, sia il cappello invisibile che il cappello di Mario Metallo. Occhio, credo di aver mancato qualcosa qua giù. Ho ragione? Oppure no? E sì, il sottomarino se ne andrà via dopo la prima missione, quindi grazie. Allora, vediamo, ho dimenticato qualcosa qua? No, assolutamente no, perfetto. Cartello, indicami la via, parlami, parlami cartello. Qualche volta se passi attraverso... Ah, sì, sì, sì. Se passi attraverso un cerchio di monete, troverai un numero rosso. Se lo fai per 5 volte ci sarà appunto una stella segreta, vero. Ma non in questo livello, non in questo mondo, se non ricordo male. C'è una stella che si può prendere, ce ne sono due in realtà, che si possono prendere con questo metodo. Metodo. Ma non così, ok? Cioè non servono cerchi di monete per forza, eh? Ma non importa. Ora, l'importante è prendere la stella delle 8 monete, quindi dammi questo, fammi aggrappare e fammi prendere tutto quanto. Lì inoltre c'è il nostro iperobiettivo, ossia
quel coso là delle monete blu. Ve ne danno un bel po', se non sbaglio sono 30 monete, quindi dovete prendere davvero tutte le monete del livello per finire il livello con la stella delle 100 monete. Fermati, ciccio, ok. Dobbiamo semplicemente seguire questa strada. Non è niente di troppo complesso, ma è abbastanza fastidiosa come cosa, quindi occhio. Anziché forse vi converrebbe, ok, lasciare le monete blu per quando, ok, per quando dovete appunto prendere la stella, ma ormai siamo qui, quindi va bene. Allora, occhio a non cadere, dovete appunto rifare tutto quanto. E non mancate le monete blu. Se le mancate, non avrete più la possibilità di prendere la moneta, la stella delle 100 monete. Ok, ce l'ho fatta, ora changing. Ancora una volta, dai che divento Ginyu. Ginyu, ok, perfetto. Adesso devo solo riscendere e aspettare il pole. Com'è che si chiama? L'asta? Chiamiamola asta. Anche se non è di beneficenza. Eh? No, non importa. Allora, non fate salti lunghi. Potrebbero aiutarvi, ma non lo voglio fare, perché altrimenti cadrete sott'acqua. Adesso dovrei stare a posto. Perfetto. Quindi, attenzione ai pali. Dovete saltare al momento giusto, ve l'ho già detto. Come per esempio adesso. E non solo, e non solo. Devo anche saltare poi di là. Sono un po' sconnessi, quindi devo stare un po' attento. Siamo a 95, eh? Ah, ok, perfetto, l'ultimo è là. Come faccio a connettermi bene? Ah, dannazione, giusto. Devo fare un salto preciso quando lo dico io, ossia ora. Perfetto, ok. Abbiamo praticamente risolto. Qua c'è la moneta numero 98 e 99. E ho sbagliato, però sì, devo tornare dove erano le monete blu. Cosa che non mi aspettavo, ma non importa. Fai così! Comunque non preoccupatevi, abbiamo quasi finito. Devo solamente prendere l'ultima moneta. Mi sembra strano che non l'abbia vista prima, ma... può succedere, vero? Quindi attenzione al salto. Cercate di stare sempre un po' più in basso del salto e non troppo in alto, altrimenti potreste cadere di sotto. Questo gioco è un... Perché non ho lasciato la presa? Questo gioco è un po' buggoso, ma... Si sapeva già dopo tutto, no? Quindi scendiamo qui. Ok, Mario. Che poi manco a dire, perché ogni tanto gira da solo e ogni tanto fa questo? È la cosa che mi preoccupa di più in tutto il gioco. In realtà il trick c'è, ossia se state completamente fermi Mario si gira di scatto. Se no, no. Ma adesso non mi importa più. Olè! Stella delle 100 monete. E con questa siamo a 70. Hai trovato 70 stelle del potere. Il mistero della scalinata infinita è risolto. Ma quale scalinata infinita? Bowser è anche arrabbiato. Adesso l'ultimo scontro sta per non cominciare per niente, visto che sapete com'è. Dobbiamo ancora arrivare a quel piano. Già, è una cosa un po' strana, ma il gioco vi fa andare avanti nella storia, anche se state facendo il 100% e non avete neanche visto quei piani, ma non importa. Quindi scendiamo qua e direi di andare a prendere l'ultima stella. L'ultima stella? Che sto dicendo? Per carità, dobbiamo prendere tutte le stelle di questo mondo, no? Allora, in base ai miei calcoli, mi sa che possiamo anche andare anche solo a vedere il prossimo piano e il prossimo mondo, ma per adesso non importa. L'importante è aver finalmente finito questa missione. Quindi possiamo passare anche alla prossima. Questa era la terza, giusto? Quindi ce ne mancano ancora tre. E quindi io so già cosa e dove andare. Perfetto, si va! Dove? In fondo al mar. Un'altra volta attraverso il getto d'acqua. Ha un nome più bello in inglese, ma non importa. Dobbiamo ora tornare dove eravamo prima. Ricordate che quel cartello ci ha detto di andare attraverso i cerchi di monete? Non so perché ce l'abbia detto, quando in realtà dobbiamo andare attraverso i cerchi d'acqua. Li avete sicuramente visti, no? Prima, quando nuotavo. Esatto, anche con la manta prima. Se camminate, o meglio, se nuotate in mezzo a quei cerchi d'acqua, è possibile prendere alcune stelle. Magari ho letto male io, è probabile, ma ora come ora non ci interessa. L'importante è prendere il coso, e per coso intendo il premio, ossia la stella. Quindi devo semplicemente nuotare, magari
Prima vorrei riprendere un po' di fiato, però. Grazie mille. Ora, scendete giù e nuotate verso il basso. Questo è 1, 2, 3, 4, 5. Ve l'ho detto, abbastanza easy come cosa. Inoltre, per prenderla dovete per forza usare il cappello. Oddio, non per forza, si può prendere anche senza. Ma dovete prendere, possibilmente, il cappello questo qua, ossia quello d'acciaio. Quindi appena riesco a fare un salto, eccoci qua, cappello d'acciaio. Wahaha! E adesso prendiamo la stella che sta qua. Dovrebbe durare abbastanza. Ehi, là c'è un'altra stella. Chissà come la prenderemo. Se solamente avessimo il potere di, non so, svanire e passare attraverso le grate. Sì, quella è l'ultima stella del livello, del mondo più che altro. Quindi, già, siamo a 72. Quindi, adesso, andiamo un'altra volta qua dentro e prendiamo non quella stella, perché adesso devo nuotare negli anelli che crea la manta, ossia questo pescione qua sotto. Quindi dovete seguire gli anelli. Fine. Stessa identica cosa di prima, solo che manta. 1, 2, 3, 4 e... indovinate un po' esatto, ho mancato il cerchio. Aspetta, funziona lo stesso se prendo questo, vediamo un po'. O devo ricominciare da capo? Scusi? Signore? Oh, devo ricominciare da capo, ok. Allora cammina un po' più al centro. Allora, dovete in realtà far andare la manta giusto un po' più avanti. Ok, perfetto. Quindi, cammina. Cioè, nuota. 1. Dai. 1. 2. Nuota, Mario. Oh mio Dio. Non ci capisco niente perché non ci vedo. La telecamera vi aiuterà così tanto in queste missioni. Allora, fermati. No. Cammina bene, Mario. Nuota bene, è uguale. Oh mio Dio, questa missione è easy, in realtà. Ma no, 1. 2. Non me lo conta, devo prenderla davvero così in fretta. Allora, vai. Perfetto, vai. Vai, vai, vai. Dai, dai. Perché non me lo fai? Perché non me lo conti? Sto camminando in mezzo. 2. Oh mio Dio, davvero ci metterò i secoli per prendere questa cosa, Dai. Oh, va bene, aspettiamo un secondo, faccio un taglio allora, dai. Oh, mamma mia. Non so perché ci ho messo i secoli, in realtà questa missione è abbastanza facile, ma non importa. L'importante è prendere la stella senza essere risucchiati dal torrente. Ah, non è un torrente, dal tornado d'acqua. Vabbè, non importa, ok? E comunque sì, abbiamo tutto il tempo di cominciare anche il prossimo mondo, quindi va più che bene come cosa. Quindi, eccoci qui con... dai. Ah, collezione i cappelli della serie... collezionate i cappelli per prendere l'ultima stella. Vi ho già detto come si prende. Quindi ci vediamo direttamente al cappello svanitore. Ok, siamo praticamente arrivati. Devo solamente fare un bel saltino. Prendere il cappello. Prendi il cappello, Mario. Ok. E buttiamoci nell'acqua, visto che la stella si trova qui. Se non ricordo male, dovete però nuotare dal lato, perché se ci andate da sopra, Mario si incaglierà con alcune cose di collisione, ma non importa, perché adesso abbiamo preso l'ultima stella di questo mondo. E quindi, direi che possiamo anche passare al prossimo. Vediamo un po', sì, ovviamente voglio salvare. Credo inoltre che a breve incontreremo un Todd che ci dà un'altra stella. Vorrei provare a dire questo. Comunque, abbiamo finito al 100%... sì... tutti quanti i mondi pre-primo piano. Cosa molto bella per noi. Mi sa che ho mancato qualche livello segreto, ma ora come ora non importa. Quindi, apriti sesamo! Questa chiave si ottiene appunto sconfiggendo Bowser nel sotterraneo. E... basta così. Potrei parlarvi di qualche glitch che non farò perché non ci sono, ma non importa. Allora, c'è un Todd qui? C'è un Todd qui. Parlami, mi dai una stella già che ci stai? Parlami, parlami. Ok. Grazie Mario, il castello sta recuperando l'energia quando prendi le stelle. E hai portato Bowser qui. Hai scacciato Bowser fino a qua, in sintesi. Sapevi che puoi collezionare... sì, sì, sì. Niente stelle? Peccato. Oh! Tu forse mi dai una stella? Parlami. Perché non mi parli, Todd? Devo stargli proprio davanti, mi sa. Oh, perfetto. Grazie al potere delle stelle, la vita del castello sta tornando. Ecco, un piccolo suggerimento. Nella stanza con gli specchi, controlla attentamente per ogni cosa che non è riflessa nello specchio.
Ok, e ho trovato. Dai, una stella. Perfetto, dai, quindi fammela prendere. E siamo a 76. Mi sa che finiremo a 77. La stanza degli specchi, inoltre, è anche il nostro prossimo obiettivo, vero? È questa? Sì, perfetto. Allora, guardate bene. A parte che si vede Lucky Two, ma non importa. Qua c'è tutto, è tutto uguale, ma... Ah? Quel dipinto non è riflesso. E questo vuol dire? Buttiamoci nel muro un'altra volta, perché a quanto pare buttarsi nel muro è una cosa intelligente. La testa del gran pupazzo di neve. O meglio, la grande testa del pupazzo di neve. Non importa, ok? Non importa. Ora, benvenuti in un altro mondo innevato. Questo, vi prometto, è molto meglio dell'altro. Ora, dove devo andare qua, vero? Perfetto. Ok, alle. Occhio a non colpire questi cosi. O meglio, se li volete colpire, prego. Ma attenzione, non cadete nell'acqua gelata. Altrimenti sono dolori, perché l'acqua è gelata e congelerete. Mi sa che forse farò anche la prossima missione, visto che è il prossimo mondo, quello più complesso, credo. Pupazzo di neve. Ehi, chi c'è qui? Chi mi sta scalando? È una formica di ghiaccio? Una pulce delle nevi? No. Chiunque sia, mi sta bugging me. Mi sta dando fastidio. Penso che la soffierò via. Attenzione a questo. Inoltre, vi fa perdere il cappello. Questa è una delle poche cose che vi fa perdere il cappello nel gioco. Io sono caduto per sbaglio, perché ovviamente stavo ancora scivolando il gioco. Figuratevi se mi dà una mano e non mi fa scivolare. Però non importa, l'importante è che dovete stare attenti a quella cosa. E, cosa ancora più importante, quel... com'è che si chiama? Quel pinguino! Dannazione, l'acqua è gelata! Ok, quel pinguino è la vostra via di salvezza da quel getto d'aria fredda, ok? Dovete usare il pinguino come se fosse uno scudo. Il mio scudo è qui per te. Allora, attenzione. No, Mario! Ok. Allora, piano piano, piano piano, Mario. Gira la telecamera. Ovviamente è fisica da ghiaccio, quindi occhio al ghiaccio. Attendiamo il pinguino, mettiamoci un po' più qua. Pinguino? Grazie mille, ti aiuterò. O meglio, mi aiuterai a passare, spero. Vai, passa. Via, 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 via. No! Allora, mio caro pinguino, ti sto proprio attaccato. Non trollarmi, grazie. Attenzione che si gira ogni tanto. Seguitelo, piano piano. Che fai? Ok, ce l'abbiamo fatta. Detesto questo livello. Oddio. Detesto questa stella, perché il livello in sé non è tanto cattivo, ma non importa perché ce l'abbiamo fatta, ok. E quindi, direi di prendere almeno la prossima stella, o altre due. Tanto perché voglio mettermi un po' in vantaggio, tra virgolette. Allora, benvenuti nel secondo livello, Chill with the Bully. Cosa bella, visto che il nome del bully è il bully freddo, ossia... questo coso qua. Eccolo qua. Ricordare i bulli? Esatto, questo è un bulli, ma... Esatto, è come se fosse lava questa acqua ghiacciata. Non so neanche io perché. Sta di fatto che è così. Vediamo un po' se riesco a buttarlo di sotto. Credo si possa colpire anche sulla testa in realtà. Così, ma... Aio! Avrò sempre qualche tipo di problema in questi livelli, eh? È normale. È una cosa normalissima. No! Va bene che mi spinge via e basta, ma... Allora, senti. No! No! Fammi fare a me, mio caro, la spinta e la vittoria. Oh, ce l'abbiamo fatta. Non so perché ci ho messo così tanto a prendere questo bully a calci, ma non importa. Si chiama Bronco, se non sbaglio, in italiano però. Non bullo, ovviamente. Quindi, adesso... Non so se è la prossima stella da prendere, ma voglio prendere una determinata stella e poi avrò finito l'episodio. Quindi, sì, ok, dovrebbe essere questa. Spero che sia questa. Dovrebbe essere questa. Allora, andando qui e non uscendo dal puzzle di ghiaccio, perché sì, è un puzzle di ghiaccio, e facendo così, e facendo così, scusate, potete... prendere questa stella.
Questa è la stella più facile del gioco, credo. Era la stella giusta, però questo non lo so. Mi sa che posso anche prendere la 79esima, tanto dovrebbe essere abbastanza facile. Dopo questa però basta, ok? Sì, perfetto, è proprio questa quindi. Devo semplicemente raggiungere un certo punto della mappa e prendere appunto la stella. Il punto in questione si trova là sopra, vediamo. Credo che io debba semplicemente fare una cosa del genere. No, vediamo se riesco. No, Mario. No, ok, ecco, ok, allora. Non si può fare, dovete però rimbalzare su uno di questi fiori sull'acqua per poi andare avanti. Così, perfetto. E con questo è questa la stella? Sì, ok. Quindi abbiamo preso la nostra 79esima stella. Olè! E ora io vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte di Super Mario 3D All Stars 64, dove finiremo questo mondo e andremo anche nel prossimo. Spero anche di finire anche il prossimo, in realtà. Ciao!